SOS estetista? Sì. Occhiaie gonfie, trattamento antiocchiaie, maschera di bellezza con il fai da te. Ok? Prendete nota, eh? Allora, qui abbiamo mia mamma, ottima guru mia dell'estetica, che dopo ci racconterà qualche suo trucchetto, perché tutti questi trucchetti me l'ha proprio tramandati lei, eh? Allora, intanto questa maschera si fa con il sale di cucina marino fino e lo mettiamo su un piatto. Quanto va tenuto? 10 minutini vanno bene? Sì, sì. Allora facciamo un occhio solo. Inquadriamo da vicino l'occhio struccato. Eccolo qui, vedete le borse. Questo è l'occhio non struccato. Questa è la ritenzione idrica che purtroppo chi ci soffre si accumula lì sotto, che poi si dice che comunque la ritenzione idrica è un accumulo di acqua. Significa che la persona piange poco, perché quando una piange nel buchino della lacrima dell'occhio lacrimale, qui all'interno, quando uno piange il liquido esce. In medicina indiana a me hanno detto così, che quando c'è una forte occhiaia abbottata da ritenzione idrica è dovuto a questo. Allora, cosa si fa? Si bagna un dischetto di cotone nell'acqua, si strizza bene, poi si tampona sopra il sale e si mette subito sull'occhio. In questo modo il sale, piano piano con l'umidità del cotone, va. Allora, spostiamo un po'. Vieni. Un altro po'. Ok. Chiaramente un pochino scende il sale, che io ne ho messo tanto. Ecco. E mi raccomando, riposare 10 minuti a testa in giù, proprio per consentire un drenaggio e uno spianamento, uno sgonfiamento più ottimale, perché non è che si può fare sto lavoro mentre una fa i faccende di casa e va in giro, eh? Quindi riposo e così, ok mamma, giusto? Sì, sì. Che ci vuole l'altra acqua, che dici? Un po' più bagnato? Forse poco più bagnatino, okay. Se sentite che il sale è troppo asciutto, aggiungete qualche goccia di acqua in più per consentire lo scioglimento del sale, perché il sale drena, è iodato, dà ossigeno, purifica e c'ha un'azione drenante immediata. Infatti perché noi l'estate stiamo meglio? Non perché è estate, c'è il sole, una si sente meglio, si sgonfia, proprio perché abbiamo la possibilità di andare al mare, che comunque c'è una grossa quantità di iodio che fa bene alla tiroide. Quindi la tiroide è un organo del metabolismo che, se si mette in atto, il fisico si sgonfia, quindi è dovuto al sale. Allora facciamo così, aumentiamo un po' di gocce di acqua. Nel frattempo la mia guru ci racconta un po' questa sua, perché mia madre è anche estetista e parrucchiera, a 30 anni ha avuto il negozio di parrucchiere, come ha scoperto tanti trucchetti del mestiere, perché lei faceva appunto, ha iniziato negli anni 70 e c'era il boom di Cinecittà, le attrici comunque girovagavano per il quartiere e tante erano anche clienti sue, e lei ha acquisito proprio tanti segreti e trucchetti da queste persone, clienti, non facciamo nomi, che andavano da lei per i capelli, per i trattamenti, e gli svelavano poi anche a loro volta questi segreti che si usavano al cinema, quindi sono tramandati anche da vecchio stampo, da professionisti, trucchetti della nonna, però professionali, insomma. Chi te l'ha rivelato questo trucchettino, mamma? Sempre delle attrici, devo dire la verità, non è che vi ricordo adesso i volti particolarmente, però parlavano sempre di trucchi, di cose importanti. Come quella, pure come la maschera della contessa? Sì, sempre la contessa, lei, eh? Quella contessa poi dice: signora, gli svelo un segreto. Dice, cioè, aveva più di 85 anni, aveva una pelle splendida,
candida, ma proprio bella, bella, bella. E lei dice che usava sempre la farina con l'acqua e miele, faceva una maschera meravigliosa. Oh, c'aveva la pelle, devo essere sincera, molto giovane e proprio bella, bella, bella. Che io l'ho postata questa maschera, proprio l'ho chiamata la maschera della contessa su YouTube. E questo trucco invece del sale, da quant'è che lo fai te? Io me lo faccio sempre, devo essere sincera, una volta a settimana, quando devo andare a ballare, prendo, mi faccio una bella maschera e spesso le faccio anche sempre con cose naturali, perché le cose naturali ce le abbiamo in casa noi. Infatti. E quindi io le uso spesso. Infatti, tutte quelle che io ho fatto vedere, anche quella dell'uovo, ah, una pelle matura. Quella dell'uovo è meravigliosa, specialmente quando si ha la pelle, se uno ce l'ha secca, è bello. Io lo faccio con l'uovo rosso. Rosso, col tuorlo? Sì, non con la chiara. Infatti, no, la chiara con la chiara ideale, secca di più. Secca è ideale per una pelle grassa. Sì, però. esatto. Sì, sì. Molto importante. Io infatti ce l'ho quasi sempre un pochino secca e quindi uso cose un pochino più grasse. Ma anche l'olio d'oliva poi si può mischiare a tante cose. Certo, io la maschera che ho fatto ci ho messo l'olio d'oliva perché poi nelle mie ricerche l'olio d'oliva produce un grasso che produce la pelle nostra stessa, pensa. Ed è stato scoperto da poco questo, anche quello è molto funzionale, che unito all'olio, e l'olio unito al tuorlo d'uovo per una pelle secca fa una pelle stupenda. Sì, però ho postato anche quello di video, ragazze, andatelo a vedere, per pelli mature. Io ho fatto il trattamento proprio sul di lei, su mia madre, facendo finta che era una cliente, così, su pelle matura, però anche una pelle secca non matura, non una pelle giovane. La pelle giovane ha bisogno di altre sostanze, magari ci mette la frutta, certo, insomma la lavora, sì, o altre, sì, cose, diciamo, certo, perché è un po' pesantino il tuorlo d'uovo. Allora, nel frattempo che tu stai così, io mi faccio vedere un altro trucchetto, perché dopo che togliamo il sale ho preparato a mia volta un ghiacciolino di tè. Ho preparato due bustine di tè dentro tanto di acqua, l'ho fatta bollire e poi ho messo le due bustine, l'ho fatto posare per 10 minuti e poi l'ho messo nello stampino del ghiaccio. Perché il tè c'ha la teina. Quindi ecco qui il ghiacciolino, c'è sia quello del caffè, che poi farò vedere un video col caffè, che questo del tè. Questi ne ho fatti tre. Allora, intanto il ghiaccio tonifica ed è un ritrovato meraviglioso, sta al numero uno nei posti per la tonificazione. Il tè a maggior ragione c'ha questo forte potere della teina che va a energizzare un grosso stimolante, quindi ha l'azione di tonificare, di sgonfiare, di drenare. È anche un ottimo drenante perché preso per bocca il tè è diuretico anche. Quindi andiamo a lavorare questo problema con tutte cose naturali. Quindi ci vuole un po' prima che si... Anche l'aloe. Ma io con l'aloe non mi ci trovo bene. Allora, io devo dire la verità, l'aloe asciuga un bel pochino la pelle. Secca, secca? Sì. Allora, sere fa, io ce l'ho piantata al giardino, allora sono andata giù, ho preso una foglia di aloe, l'ho aperta e me la sono messa tutta in viso. E l'ho fatta asciugare perché si sente che secca la pelle. Allora poi sono andata in cucina e il compagno mio mi ha regalato una bottiglia d'olio extravergine d'olivo, ma proprio ancora molto, che si deve ancora sciogliere, diventare un po' più limpido. Quindi è appena spremuta? Allora, sì, diciamo appena spremuta. Poi che cosa ho fatto? Sono andata in cucina e ho preso un po' di quest'olio, così grezzo, e dopo che si era asciugata la pelle, dopo un po' ho messo l'olio. Oh, la mattina dopo avevo una pelle favolosa. Bene, favolosa proprio, perché queste cose naturali sono meravigliose davvero. Trucchetto del mestiere, però c'è una cosa da dire: se è nata la cosmetica, un motivo ci sarà, ragazzi. Primo, l'olio d'oliva puzza; secondo, unge, sporca, diciamo, è un prodotto che porta disagio. Poi un'altra cosa, è talmente puro il prodotto, quando è tanto puro, lì per lì fa qualcosa, però poi quando andate a sciacquare
non penetra molto in profondità, diciamo che è una cosa un po' momentanea, non cura a lungo perché ha le molecole grosse, il prodotto puro, pure gli acidi della frutta presi dall'ananas, dalla fragola, dal limone, dall'arancio, hanno un potere lì per lì, ma alle lunghe non penetra perché ha queste molecole. Quindi la chimica che cosa ha fatto? Ha scoperto come lavorarlo, come rendere questa molecola più piccola in modo che la pelle la può assorbire. Ecco il segreto. Certo. Quindi un impacchino ogni tanto, il fai da te, è bello proprio farlo in casa quando c'hai tempo, ti prendi cura di te con queste cose profumate, puzzolenti, però naturali, quindi a noi sappiamo che è naturale, ci fa piacere, no? Però poi per avere un risultato nel tempo ci vuole la crema, ragazzi, ci vuole il trattamento chimico, purtroppo. È vero. Che poi chimico, ci sono case cosmetiche che veramente mettono zozzerie, ma ci sono tante case di alta qualità che comunque ci mettono dentro questi conservanti, il minimo consentito dalla legge. Dietro c'è scritto, è un 0,05, non è chissà che robaccia ci mettono, perché per esempio la linea mia, che è stata proprio fatta per rendere il risultato immediato del tempo, non ci ho messo la paraffina, la cera, i siliconi, perché ne limitano l'assorbimento. Però il chimico mi ha detto: Susanna, se tu vuoi che una crema duri almeno un anno da quando la apri, altrimenti durerebbe 20 giorni. Ragazzi, magari non ci fate neanche caso, vanno a mettere la muffa sulla pelle. Le creme bio, sono d'accordo, lì per lì, però lasciano pure quelle, secondo me, il tempo che trovano, perché i conservanti, gli aminoacidi che sono all'interno, che permettono al prodotto di penetrare sempre più in profondità, questo è lo scopo fondamentale poi. E una volta che avete il barattolo vi dura un anno. Pensiamo un po' alle estetiste che comprano i chili di oli, 5 chili, le taniche, i secchi di fanghi, cioè 20 giorni non si può fare. Che famo? Buttiamo il prodotto. Ecco, quindi sia cioè andate sempre a leggere l'inci del prodotto cosmetico dietro, perché l'ignoranza è da parte vostra. Se c'è un componente che vi fa male, vi porta pure allergia, voi non lo sapete, magari una crema costosa dite: Madonna, quella crema non vale niente perché mi ha fatto venire gli occhi gonfi. No, se è allergica magari a un componente che è all'interno, tipo lo germe di grano. Addirittura io una volta ho avuto una cliente, io ho fatto un trattamento all'aloe, era allergica all'aloe, ma valla a capire che era allergica all'aloe. Ne parliamo, si è svegliata tutta bottata, dico: guarda, questo è un prodotto unico nel suo insieme base di aloe e basta, era allergica all'aloe. Vabbè. Ok, allora il ghiacciolino si sta sciogliendo, qui portiamo via. Attenzione quando lo togliete, perché i residui comunque, se si sciolgono poi bene bene, il sale va nell'occhio, brucia. Io lo faccio così, magari voi andate al lavandino, lavate bene l'occhio. Che lo vuoi fare pure tu, mamma? Ma lo guardo. No, ho paura che poi comincia a lacrimare. No. Allora, perfetto, già sgonfiato, meraviglia. Avvicinati te, va. Fa bene l'occhio? Sì. Aspetta, tieni. Vai da sola. Sì, lo voglio più evidentemente. Sì, qua c'è l'acqua, guarda un po'. Sì, perché quando mi faccio pure io poi mi pizzica. Facciamo così, mo ci metto il tè, ti faccio riposare, dopo facciamo guardare, va? Vedi, giù. Ok. Poi prendiamo una garza. A tutte le mie fan. Prendiamo una garza, così, una o due, vediamo un po', perché magari l'acqua del ghiaccio è più, si scioglie prima. Hai aperto bene tanto. E la mettiamo giù.
Chiudi. Comunque il ghiaccio pure fa un sacco bene. Il ghiaccio io lo uso tantissimo l'estate. E per esempio quando torno dal mare fa male? Perché il ghiaccio un po' fa male sulla pelle dopo un po', eh. Allora lasciamolo così. Così, guarda. Così. Ora ti do un fazzoletto, reggi. Ti do un fazzoletto e ti asciughi man mano che si scioglie. È molto freddo, cioè ti fa male? Perché a me dopo un po' mi fa proprio male quando lo metto, eh. No, no, male no. Il ghiaccio fa male quando sì, lo sì, dopo un po'. Quando, eh? Sì, dove lo metti, è così. Comunque ecco. Però fa bene. Questo trattamento lo potete adottare quando siete particolarmente gonfi, anche di prima mattina tranquillamente. Se no quando avete appunto come mia madre, dici io vado a ballare e voglio fare la splendida. Perché lei adora i complimenti, vero mammi? Ma a dir vero me ne fanno tantissimi, però mi vergogno pure quando me li fanno. Ecco, quindi vedete, con la garza si scioglie anche il tè, quindi lo potete proprio tamponare tranquillamente senza che ve cola a destra e manca, e così fa il suo effetto. Io per esempio pure quando me lavo il viso, poi mi sciacquo molto con l'acqua fredda. Sì. Vedo che mi fa bene. Sì, sì, accidicchia, certo, perché dopo l'acqua calda, poi sì. L'acqua fredda fa stringere il sistema venoso, no? Sì, e sì. Quindi la pelle assume subito. Hai visto quanto è bello il corpo quando esce dall'acqua, quando deve fare il bagno? Perché è stato l'ammollone l'acqua fredda. E quindi si è intorpidita anche la pelle, si proprio si rigenera. Istantaneamente, il ghiaccio è fantastico. E poi dopo facciamo il massaggino fondamentale col contorno occhi, che lo vado a prendere, tanto vieni, fai da sola mamma. Sì, grazie. Così vado a questo, sì, questo sì, le sì. Devi tenere. Così vado a prendere il contorno occhi. Lo state facendo il massaggino col contorno occhi che vi ho insegnato sull'automassaggio contro le occhiaie? Perché io poi vi seguo, eh? Lo so, eh? Se non lo fate, vi sculaccio. Ok, questa è la crema. Dà fastidio? No. Vabbè, io direi anche basta, va. Qui sotto, però, guarda sotto. Guarda sopra, vuoi aprire gli occhi di brutto? Sì, no, no. Ecco, no. Guardate bene su quando lo fate, anche perché si va a depositare proprio sotto le ciglia. E insistere dove c'è maggiore gonfiore, chiaramente. Non vi soffermate dove non c'è il gonfiore, eh? Chiaro. Questo, ragazzi, è un trattamentone. Vi sto risvelando dei segreti allucinanti. Mamma, tu facevi la farmacista. Dillo un po' quanti segreti sai, fai delle creme. Tanti, tanti. Quanti anni facevi la farmacista? Tanti anni l'ho fatta. Sì, ma quanti anni avevi? Ah, avevo 15 anni. 15 anni. E adoravo già queste... c'era il dottore che aveva un libro antico, no? Andavo sempre a guardarlo, mi controllavo quelle creme, quelle cose che a quell'epoca poi si facevano di più che mai. Queste, diciamo, queste creme così fatte da noi. Certo, non c'era la cosmetologia. No, no, non c'era. Usavano tutte sostanze pure. Che il ghiacciolino si è quasi sciolto, però voi le potete anche allungare. Quindi? E quindi si facevano tutte queste creme. Quindi hai preso tutti questi trucchetti del mestiere sì. Anche? No, no, poi mi piaceva proprio. Evidentemente ero nata per assorbire queste cose. Apri gli occhi. Giù. Allora, vedi, in effetti qua si è sgonfiato moltissimo fino a là rispetto all'altro occhio, dove c'è maggior liquido è questo, ma noi adesso lo dreniamo con la crema e con il massaggio. Ok, allora la crema così, così
Allora adesso devo dargli questo e poi venirti anche più in avanti con la sedia. Così facciamo un bel primo piano. Guarda su, sotto l'occhiaia tamponiamo un po' di crema, solo tamponamento. Il massaggio orbicolare prevede di non toccare. Ok, e cominciamo. Sempre in dentro, e sopra. Senti come tira, mamma? Sì. Tu te lo fai così il massaggino che t'ho imparato? Perché sì. Mia madre, dice all'arti te fa, però poi lei, ecco qua, si ferma, vedi? Quindi, mamma, devi proprio tirare, cercare di sciogliere questo accumulo di liquido che poi si è formato in grasso ormai. Quindi solo la manualità il grasso lo toglie, ragazzi, Cioè. Localizzata. Il massaggio localizzato. Guardate che meraviglia come si muovono bene le mie dita. L'arte dei massaggi, ragazzi, io l'adoro. Fa miracoli la manualità, fa miracoli. Guardate, imparate, prendete proprio cura di questi trucchi del mestiere che non ve li insegna nessuno, a meno che non pagate oro colato. Ecco, lei qui ce l'ha, quindi qui tocca proprio insistere. Fatelo da sola, vedi come faccio poi? Bisogna che mi faccio, sì. Perché... E qui invece tamponi, qui non te lo devi toccare, però il fatto di tornare indietro e fare questo movimento così ti consente di aprire la parte perioculare, orbicolare, e consente il lifting. Tu non hai neanche una zampetta di gallina, guarda. Però si vede che ti curi, Messaggino, pappagallino. Com'è bello essere massaggiati. Quando lo fanno gli altri addosso a noi, beh, è davvero piacevole. Poi fai questo qui, che ti tira su, mamma. Trucco del mestiere. Vai più dietro che ti prendo tanto la telecamera e facciamo vedere il risultato da vicino. Allora, sì, intanto qui guardate l'occhio come si è già rimpolpato rispetto a questo che qui gli casca tutto.
notate proprio, guarda, qua. Quindi il massaggio, diciamo, ha proprio reso un altro occhio. Vedete? Vedete qui che questo rigonfiamento qua, ce l'aveva pure di qua. Quindi giorno dopo giorno il risultato amplifica chiaramente, poi qui ha drenato, sgonfiato, e qui tocca ancora lavorarci, chiaramente giorno dopo giorno, mamma, ci avrà il risultato comunque eccezionale, eccezionale. Guardate qua com'era, eh? Invece adesso poi senza trucco, insomma, meraviglia, meraviglioso. Ok, soddisfattissima, spero che questi trucchetti, grazie, ne prendete atto. Vi salutiamo, le due guru degli anni 70 e degli anni 2000. Ciao, grazie, amici, ciao ciao, ciao.